Benvenuti, sono MarioFS85 e oggi ci troviamo nuovamente su Murder So Suspect. Allora, siamo tornati su questo gioco per continuare la nostra esplorazione, la nostra partita e la nostra esplorazione del caso. È inutile negarlo. Baxter lo detestava. Credo che fosse abbastanza reciproco. Certo, Ronan non andava tanto per il sottile, ma non è che Baxter sia un agnellino. Già, ma non credi che l'avrebbe, voglio dire, un collega o chiunque altro? A furia di fare questo lavoro, non mi sorprendo più di niente. La gente è capace di tutto. Ok, quindi questi due stanno parlando nel nostro, diciamo così, di quello che ci è capitato. Adesso dobbiamo dirigerci verso la chiesa, passando, diciamo così, attraverso la città. Ogni tanto vediamo delle figure. Però sinceramente, allora, qui c'è qualcosa? Pare proprio di no. Quindi di qua non possiamo andare. Ok, penso sia di qui. Qua addirittura c'è un galeone. Miseria. Ci sono dei demoni che mi fanno nascondere. Ah no. Siamo praticamente, da quello che vedo, in una rimessa di barche. Vediamo un po' che tutto troviamo. Qui ci dà la possibilità di nasconderci, però sinceramente non vedo assolutamente nessuno. Ok, qui posso salire. Controlla X. Ancora uno di sé a completare la storia. Need gas. Ah, questa è la storia. Deve essere la storia di prima. Olave. Ok, vediamo un po' qui cosa c'è. Questo gioco è molto esplorativo, quindi vanno. La macchina rubata. Il tatuaggio della macchina rubata non aveva bisogno di spiegazioni, lo detesto, è pacchiano, rozzo e banale, si è accorto che non mi piaceva, ma ormai è troppo tardi, c'è sempre il rischio di rimpiangere un tatuaggio. Ah, ok, c'è sempre questo bug. Ancora 14 per completare la storia. Ok, quindi come si scende giù? Ah, forse devo andare da quella parte. Bisogna stare un po' attenti. Allora, qua c'è un tizio, una tizia meglio. Io accuserei subito il mio capo di stregoneria. Vabbè, senza senso la tizia. Dove sono? Senti, non so se posso fare qualcosa, ma forse ti serve una mano? Io non so perché sono qui. Oh, dove sono?
Non mi ricordo niente. Che mi succede? Mi dispiace dirtelo, ma se sei qui... Un particolare, niente. Qualche volta basta un dettaglio insignificante. Mi ricordo che c'era un mucchio di gente e una barca a remi. Erano tutti terrorizzati e continuo a vedere un nome. Monoset. È un inizio. Vediamo cosa scopro. Com'è morta la donna nella spiaggia? Allora, controlla X. Ah, la testimone dichiara di aver visto una... il sospettato solo per pochi istanti. Il volto era coperto, ma sembrava trattarsi di un uomo caucasico con gli occhi azzurri. Ok. Allora, svela. Ispeziona. Fotografia incorniciata. Una fotografia dei superstiti del naufragio della Mohonanset. Sembra una specie di commemorazione. Scommetto che ci sono altri indizi qui intorno. Forse mi aiuteranno a capirci qualcosa. Ok, cerchiamo altri indizi. Candele. Candele votive lasciate qui negli anni. Il suo necrologio. Dice che è morta perché la sua barca si è ribaltata ed è affondata. Non hanno mai trovato il suo corpo. Ma cosa ci faceva su quella? Le cose è che ha venerata cercando di salvare le vittime del naufragio del monarca. Niente, non troviamo altri indizi. C'è un biglietto. Sei stata una vera eroina. Ci mancherai. Mi sa che so. Ci mancherai. Mi sa che più di una persona le deve la vita. Eh sì. Sette affondato. Era un'eroina. Ha salvato un mucchio di gente prima che la sua barca si capovolgesse. Devo dirle quanto è stata importante per queste persone. Eh sì. Diciamoglielo. Trovato niente. Quel nome che non riesce a dimenticare, Mononset, era un battello a vapore. È affondato davanti al porto di Salem. Senza il tuo aiuto, tantissime persone sarebbero morte. Sei un'eroina. Se sono riuscita a salvarli, perché sono morta? Non li hai salvati tutti, ma ci hai provato. Poi la tua barca si è capovolta. Io non so nuotare. Devo essere affogata. Mi dispiace. No.
Non devi. Grazie a te non ho più paura e posso smettere di essere triste. Adesso mi sento orgogliosa. Senza di te non l'avrei mai saputo. Grazie dal profondo del cuore. Felice di aiutarti. Prego, dai. Siamo stati utili per una persona. Molto bene. Io direi di arrivare a questo punto alla chiesa e concludere qui il gameplay e poi riprendere da praticamente da dentro la chiesa per il prossimo gameplay, in modo da una alla volta. Allora, qui ci deve essere qualcosa. Nessuno mi faceva sorridere come te, Giulia. Ricordi. Questi sono i ricordi di Giulia. Le foto che abbiamo fatto in spiaggia sono venute bene, anche se era quasi buio. Ne ho scattata una bellissima di Ronan al tramonto. Non si vede bene in viso, ma ha un fisico fantastico. Fa sembrare tutto ancora più bello. Dovrebbero usare la sua foto per fare pubblicità a Salem come villaggio vacanze. Bellissimo. Qui si vede quando una persona... quando due persone si amano e si vedono splendide. Vai alla chiesa, vai. Ok, da qui dovremmo essere a posto. Quando fuggiamo via, ci serve un rifugio. Un posto dove niente può toccarci. Ma non si scappa dalle domande. No, quelle ti seguono ovunque. Penso proprio di no. Quindi siamo nella chiesa. Eccoci qua. Ok, quindi qui siamo in un nuovo livello, diciamo così, se vogliamo prenderla in quel modo. E quindi direi che comunque con qua possiamo chiudere il gameplay. Siamo riusciti a risolvere un caso diciamo di quelli veloci, quindi una di quei casi di contorno della ragazza, e quindi siamo abbastanza tranquilli. Adesso io direi che possiamo concludere qui. Quindi da Wario Fire 75 un saluto, alla prossima, ciao.